Ciao, sono Gaia e per capire il mondo leggo tanti, tantissimi libri e ve ne parlo qui su YouTube. In questa miniserie vi porterò nel mio viaggio in Islanda. Tra curiosità e considerazioni personali non mancheranno i collegamenti con i libri che sto leggendo. Seguitemi per non perdervi tutti gli episodi di questa avventura. Stiamo riuscendo a vedere il vulcano che erupta. Siamo venuti vicino a questa scogliera per vedere se riusciamo a intravedere qualche foca. Johnny, vai giù. Di Islanda. Com'è stata questa esperienza alle piscine comunali islandesi? Molto, molto. Quarto giorno in Islanda. Aggiornamento del quarto giorno. Questa notte abbiamo dormito in questa casupola. Siamo arrivati a piedi perché eravamo molto vicini al posto dove abbiamo cenato e poi abbiamo fatto Valdoria. Così è stata definita la situazione in cui ci siamo trovati ieri sera. E abbiamo camminato per venire fin qua. Non abbiamo visto l'aurora boreale anche se c'era un cielo che prometteva molto bene. Infatti ci hanno consigliato di svegliarci magari tipo alle 4-5 di notte per controllare che ci fosse. La verità è che non so se qualcuno l'abbia fatto, io ho dormito come un sasso, anche perché siamo tornati verso tipo mezzanotte e questa mattina c'era la sveglia alle 7 perché oggi lasciamo questa casa dove siamo adesso, ci dirigiamo da un'altra parte e poi dormiremo le prossime notti in un'altra casa ancora, quindi un bel viaggio itinerante e il posto di stamattina è davvero bellissimo, sembra di stare in un film. Siamo in questo cottage circondato da altri piccoli cottage in mezzo a questi alberi, è davvero carinissimo. Poi la strada è tipo un po' rossiccia, come molto molto bello. Abbiamo dormito in un buco fondamentalmente perché praticamente c'era questo, penso si dica alcova, struttura del letto chiusa dentro il muro, come e io e Marco abbiamo dormito in quel piccolo spazzetto insieme, è stato bello. Mi piacerebbe avere un letto così a casa per rinchiudermi dentro e non parlare più con nessuno, molto carino. Faccio un giro di perlustrazione mentre gli altri finiscono di prepararsi, così vi mostro un po' l'esterno e in realtà lo vedo anche io perché ieri l'abbiamo visto solo con il buio. Praticamente c'è questo paesaggio davvero incredibile e tutta la casetta è in legno. Io sono con le ciabatte, non fa neanche tanto freddo questa mattina, o forse sono io che mi sono abituata a questo clima, chi lo sa. E questa è la casetta, molto molto carina. Comunque io sono una di quelle persone che alla sera ha tanto sonno, infatti ieri mentre tutti gli altri cantavano, ballavano, lanciavano asce, facevano cose strane, io mi sono messa tipo sul divano. Ero mezza in coma, cioè stavo dormendo tantissimo. Cioè, non è che ho dormito veramente, però insomma mi stavo quasi addormentando. E invece poi stamattina ero la prima ad essersi svegliata, perché io proprio sono mattiniera. Mi piace godermi questi momenti qua, così. Quando mi sveglio ho come l'impressione che la giornata possa offrire un sacco di possibilità e adoro questa sensazione, no? Che puoi fare tantissime cose, che hai ancora tutta la giornata davanti. E poi svegliarsi in un posto così, diciamo che non è da tutti i giorni. Sono molto contenta. C'è anche tipo un fienile. Questa parte qua, dico, non è proprio un fienile, però una balla di fieno, immagino, per dei cavalli. Fino ad adesso non vi ho mai fatto nessuna ripresa dei cavalli, ma in realtà ne abbiamo visti tantissimi per strada e ci hanno detto anche che a un certo punto ci fermeremo ad accarezzarli. In più, se notate questa porticina, in generale questa casetta, credo che sia per gli elfi, perché da queste parti credono tantissimo negli elfi, nei troll, in tutte queste piccole creature che vivono nel sottosuolo, comunque occupano il terreno in un qualche modo e ci credono profondamente, tant'è che ci sono anche delle figure professionali che si occupano di constatare se nel terreno che possiedi c'è o meno presenza di magia elfica e ti suggeriscono di costruire o non costruire alcuni luoghi per loro, come ad esempio questa casetta, alcuni posti che possono ospitarli
oppure ti dicono, non so, la casa non farla qui ma farla un po' più in là perché qui loro non vogliono essere disturbati. È una cosa in cui credono molto ed ha senso, perché effettivamente, visto le innumerevoli magie che offre questa terra, tra cui geyser, le cascate, tutti questi fenomeni naturali che una volta non si potevano spiegare, diciamo, razionalmente, è una credenza che ha senso, sia nata. In realtà molte persone ancora adesso pensano che appunto ci siano elfi in giro. Io sinceramente sono tra quelle persone, infatti quella penso sia una casa degli elfi e io li lascio stare, magari stanno ancora dormendo. È davvero incredibile la spiritualità che c'è in Islanda e che si percepisce anche nelle costruzioni che sono state fatte dall'uomo, no? Questo senso di profondo rispetto nei confronti della natura, del paesaggio, del luogo, di tante cose. Poi in generale trovo che sia anche molto affascinante la mitologia norrena. Insomma, mi dovrò informare meglio in merito, però devo dire che anche il libro che sto leggendo mi sta aiutando. Vi ricordo che sto leggendo Il tempo e l'acqua, lo leggo ogni sera un pezzettino e mi piace perché è proprio collegato strettamente a tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che stiamo facendo, e sto trovando all'interno un sacchissimo di informazioni utili davvero a questo viaggio. Infatti sono super contenta di averlo portato. L'unica cosa è che siamo al quarto giorno e l'ho quasi finito perché mi mancano tipo 100 pagine su 300, e l'altro libro tra l'altro l'ho anche perso, non so dove l'ho cacciato, deve essere dentro una valigia, non so dove esattamente. E mi sono pentita di non aver portato un terzo libro, ho paura di finire questi, però in caso avrò comunque l'abbonamento a BookBeat con tanto di audiolibri e ebook, quindi qualcosa da leggere lo troverò. Siamo in un piccolo supermercato, io mi sono appena presa un cappuccino e ci sono anche dei libretti lì. Allora, sono due libri, il primo sono 25 storie dei fantasmi islandesi e l'altro libro sono 25 storie sulle fate islandesi. Provo a sfogliarlo un attimo, vediamo se ci sono anche delle immagini. Genio! No, bello, però è molto carino. Non lo so, io stavo cercando tutto in inglese, però carino da leggere. Siamo alla cascata di Skógafoss, una delle più famose d'Islanda. Intorno a questa cascata c'è una bellissima storia, una bellissima leggenda, e si dice che se ci si bagna con queste acque si ritrova qualcosa che si è perduto, che può essere sia fisico che non fisico. E devo dire che è molto semplice bagnarsi proprio perché avvicinandosi il vento spinge l'acqua in questa direzione, quindi già si vede che i miei occhiali sono tutti belli bagnati. E c'è ancora un arcobaleno. Ecco, dai miei occhiali si può proprio vedere. Mi sto bagnando, sono in mezzo alla foto di altre persone. In più si scivola tantissimo su questo ghiaccio perché giustamente l'acqua cade e si propaga e poi si ghiaccia perché fa freddissimo. Ci siamo effettivamente bagnati, io ho questo pantalone anti pioggia e anti vento, e sotto mi ho una da sci. Ho questo strato proprio in previsione di questa pioggia. È come avere un filtro sugli occhiali, quindi questo è quello che vedevo io in tutto ciò. Io vedevo questo. Adesso, per avere un'altra visuale sulla cascata, ci facciamo tutto questo bel percorsino e andiamo fino lassù. Siamo poi spostati nella penisola di Dyrhólaey, dove si può trovare questo arco fatto di lava. È proprio di origine vulcanica, assurdo. Raga, qui non ve lo dico nemmeno il vento che c'era, infatti ho tolto l'audio a tutti i video perché si volava via. Stiamo facendo una piccola spesina per il pranzo di oggi e anche per le due colazioni dei prossimi giorni. Non vi ho più aggiornato sulla mattinata perché sono successe tantissime cose e non c'è stato più sentito di portare il telefono per alcuni tratti, quindi vi aggiornerò più tardi. Dobbiamo scegliere un panino da mangiare. E perché proprio quello vegano che è lì?
Mi sono fatta incuriosire da queste fragole già ricoperte di cioccolato e impacchettate. Al tatto sembrerebbero tre, non le comprerò, però sarebbero da provare, ma sono tre, quindi non ne varrebbe la pena. Mi sono innamorata anche di questo vasone gigantesco di barbabietole. Questo lo prenderei subito se ci fosse la possibilità di mangiarlo. Ovviamente in questi giorni non avremo la possibilità di mangiare tutte queste barbabietole. Ce ne sono di diverse tipologie, piuttosto che le nostre nella plastica, così nei barattolini sono bellissime. Queste addirittura sono, forse queste sono cipolle. Non lo so ancora l'islandese, quindi... Con quest'app si traduce istantaneamente cosa sono le cose. Non è un'app, è Google. È Google. Ah, ok, allora sono proprio fuori dal mondo. Cavolo rosso, vedi? Io pensavo fosse cipolla, invece cavolo rosso. Interessante, grazie. C'è anche il sale, lava salt. E un ragazzo ha detto che l'assaggiato è molto buono, in particolare. Anche quello di liquirizia è buono. E questo flicky sea salt. Si potrebbe prendere anche qualche pensierino da portare in Italia, quindi devo dire la verità. Tipo anche questo. Alle alghe di mare, credo sia seaweed. Prima, quando eravamo fermi per mangiare, ho comprato anche questo passamontagna perché mi si sta arrossando davvero tantissimo il naso. In generale questa fascia della faccia mi prende abbastanza freddo e vento. L'unica cosa è che purtroppo con gli occhiali devo tenere più giù questa cosa, perché sennò si appannano. Questo nuovo look sbloccato nella mia vita. Ora praticamente siamo in questo canyon, che è denominato anche canyon di Justin Bieber, perché al tempo fece un videoclip senza chiedere nessun permesso e andando in generale a calpestare tutta una serie di aree che era meglio non calpestare perché ha rovinato un po', diciamo, la fauna, e tantissime persone dopo di lui hanno imitato i suoi comportamenti, visto che il videoclip, insomma, ha ricevuto tantissime visualizzazioni. Lui in teoria è stato bannato addirittura dall'Islanda per questa ragione, quindi in tanti ora lo chiamano il canyon di Justin Bieber. Questo dovrebbe essere il video. Qui. I'll show you. Ancora qua che corre come un matto. Siamo arrivati nella nostra casa per i prossimi due giorni. Questo sarà il mio lettino e questa la vista. Direi. Sono più che soddisfatta. Oh, ciao. Eccoti. E Marco ti vuole. Ah, ok. Allora andrò su. La cosa bella prima di raggiungere Marco è che ci siamo accorti che c'è anche una meravigliosa lavatrice che ci servirà per lavare le cose sporche. Super utile. E c'è anche una jacuzzi con l'acqua super super calda. I nostri amici stanno già facendo il bagno. Mi sono fatta una bella doccia. Ora sono tutta calda con i vestiti puliti. Sono super super rilassata e vi volevo raccontare quello che è successo oggi, perché c'è tutta una parte della giornata che non ho ripreso, in quanto i nostri coordinatori ci hanno voluto fare questo regalo e portarci in questo posto poco poco conosciuto, poco turistico. E poco prima di, cioè, abbiamo parcheggiato i van, poco prima di avviarci per questo leggero trekking che ci avrebbe portato in questo posto misterioso, ci hanno chiesto di lasciare i telefoni nei van, quindi ce li hanno sequestrati, tra virgolette, ci hanno fatto camminare per tutto un breve tratto, poi a un certo punto ci hanno fatto chiudere gli occhi, ci hanno messi in fila indiana, ci hanno fatto fare proprio un tratto di strada ad occhi chiusi, poi ci hanno posizionati in un certo modo e ci hanno detto aprite gli occhi. Beh, in quel momento noi ci siamo ritrovati davanti a questa splendida cascata, cioè, sembrava come un luogo fatato, no? Estremamente, non so spiegare la sensazione, però incontaminato, così bello che non sembra vero, no? Sembra quasi una cartolina. Abbiamo potuto avvicinarci alla cascata e addirittura andare dietro. E c'era questo proprio fiotto d'acqua, che si dice fiotto d'acqua quando arriva dall'alto, comunque c'era questa cascata letteralmente che ci pioveva, non dico addosso perché noi eravamo più indietro, e noi stavamo in questa grotta a guardare l'acqua che scorreva, e siamo stati là un bel po', siamo stati là proprio a osservare, a prenderci un momento senza cellulari, senza pensare ad altro che a quest'acqua che scorreva e a questo splendido luogo.
Va bene, nulla, questo è stato ed è stato davvero bellissimo. Non ho foto di quel momento, non ho video di quel momento perché me lo sono goduta appieno, però in realtà ce ne hanno fatti i coordinatori, ci hanno fatto alcune foto, alcuni scatti e anche alcuni video, e se riuscirò ad ottenerli ve li metto. Quello che però ci hanno tenuto a specificare, e non era la prima volta che ce lo dicevano, è che in questi casi è meglio non condividere il geotag preciso di dove si è, perché l'Islanda è un paese meraviglioso, ma purtroppo è capitato spesso che, come con tutte le cose, che quando ci sono dei posti tanto belli diventano tanto turistici, e il turismo questi posti li cambia, è inevitabile. Si iniziano a creare magari delle transenne, si iniziano a mettere delle pavimentazioni leggermente diverse, inizia ad andarci tanta gente che scatta foto magari senza godersi quel posto nello specifico. Ci si va e ci si trova magari circondati da tante tante altre persone e si perde un po' anche l'unicità di quel posto, no? Il fatto che sia un posto anche poco frequentato, quel senso di scoperta che si può provare ad andare in un posto come quello appunto di questa mattina, in cui c'erano poche poche persone. E l'Islanda è un paese che da questo punto di vista è stato un po' depredato dal turismo, perché ovviamente ne giova a sua volta, è una delle maggiori entrate dell'Islanda a livello economico proprio sul turismo, ed è grazie al turismo ad esempio anche che ha superato la crisi del 2008, questo l'ho scoperto leggendo il libro di The Passenger. Però allo stesso tempo ovviamente cambia il territorio, ed è importante che un territorio incontaminato come questo si cerchi di mantenerlo tale il più possibile. Effettivamente oggi ho provato questa sensazione, no? Poi andando anche a vedere questo canyon, il canyon Justin Bieber, si può vedere come il fatto che molte persone abbiano camminato in alcuni punti specifici, ad esempio, abbia diradato la vegetazione, il fatto che il territorio effettivamente cambi, perché poi magari si mettono delle passerelle, si va a mettere il cartello, si va a mettere il parcheggio, cambia un po' la conformazione del posto. Sia in bene, perché comunque è giusto che tutti apprezzino le meraviglie del mondo, ma anche in male, perché in realtà non tutto il turismo è consapevole. E questo in questi giorni lo sto vedendo proprio con i miei occhi, perché passiamo da posti molto molto frequentati a posti molto meno frequentati. La bellezza di questi è paragonabile, eppure in alcuni ci vanno tantissime persone perché sono famosi, perché sono tanto conosciuti, in alcuni no, non ci va nessuno, magari perché appunto non si sa che esistano. Ed è importante mantenere questi posti meno noti, e quindi magari dire sono in Islanda, ma non dire esattamente in che posto, in che luogo specifico. Quindi non me ne vogliate se magari nel corso del video sto condividendo alcuni luoghi ma non sto specificando esattamente dove sono. Comunque in generale penso che l'Islanda abbia innumerevoli meraviglie da mostrare, e aggiungo anche che con un tour guidato, come quello che sto facendo io con un viaggio organizzato, è possibile scoprire davvero delle chicchette che da soli secondo me sono difficili da trovare. Cioè anche mi immagino io e Marco avessimo deciso di prenderci, noleggiarci una macchina noi due e andare in giro per l'Islanda, non avremmo saputo dove andare, ma banalmente neanche dove mangiare la sera o a pranzo, perché non ci sono ristoranti in ogni dove, cioè bisogna sapere proprio dove andare. Bene, detto questo, adesso abbiamo qualche ora di grande libertà, appunto ci sono delle persone che si sono prese un po' di tempo per mettersi nella jacuzzi qua fuori, io mi sto godendo anche questo paesaggio che ho dietro il telefono. Adesso forse mi metto a leggere un po', perché effettivamente mangeremo fra più di un'oretta, prepariamo una cena qui in casa che c'è la cucina attrezzata e semplicemente non abbiamo più niente in programma per oggi se non aspettare di vedere se questa notte possiamo avvistare l'aurora boreale. È proprio in questo libro, The Passenger Islanda, che tra l'altro vi consiglio perché è super interessante e bellissimo, è una raccolta di articoli appunto che parlano di Islanda, che ho letto questa cosa per cui il turismo sta cambiando l'isola, in effetti, e che danni diciamo può provocare, ma anche quanto sia importante. Ed è il primo articolo proprio contenuto all'interno, che è a che ora accendono l'aurora boreale. Ci sono anche tantissimi aneddoti di ciò che hanno fatto i turisti nell'isola senza accorgersi di essere estremamente fuori luogo. Ci sono racconti divertenti su frasi dette, gente che guida per la prima volta un'auto a noleggio, cose di questo tipo. Allo stesso tempo si mette in evidenza come i turisti hanno salvato la nostra crisi economica dopo la spaventosa crisi del 2008. A che ora
accendono l'aurora boreale perché alcuni sono convinti che in realtà l'aurora boreale non sia un fenomeno naturale ma artificiale, che ci sia qualcuno che lo comanda a distanza, non si sa come. Interessante anche vedere quanti sono effettivamente i pernottamenti effettuati da non residenti in esercizi ricettivi turistici dal 2009 al 2016 e la variazione in percentuale tra ad esempio l'Islanda, che è al massimo, e tutti questi altri paesi. E l'Islanda diciamo che va molto molto forte sotto questo punto di vista. Un libro molto molto interessante, tra l'altro anche graficamente molto bello. E per adesso ho letto solo quell'articolo lì che mi interessava e poi un altro. Non sto andando in ordine, leggo semplicemente quello che mi attira. Ne ho letti due. L'altro che ho letto è Che Thor sia con te, in cui si parla un po' della spiritualità e di come è cambiata nel tempo la religione in Islanda e come si è piano piano cristianizzata. Anche questo molto interessante, qui ci siamo già stati, mi sa. Le foto tra l'altro sono pazzesche. E invece quest'altro libro, che sto praticamente già finendo, è sempre molto molto bello a livello estetico perché è pieno di immagine, ma è interessante anche perché mescola un po' la storia dell'autore e in particolare della sua famiglia, lui è islandese, con alcuni dati sul cambiamento climatico e fa notare come appunto nel tempo la questione sia cambiata. Ad esempio c'è un momento in cui si sofferma sulla sesta estinzione, eccola qua, l'estinzione delle specie animali causata dall'uomo, e fa tantissimi esempi e ci sono tantissime curiosità in questo libro. Ad esempio il fatto che per alcuni animali ci sono pochissime parole come crocodile e alligator in islandese, mentre per la parola neve loro hanno 70 termini diversi per esprimersi, e questo fa capire anche come alcuni concetti si sviluppino in modo differente in alcuni posti in base alla necessità. E poi si parla tantissimo anche appunto di questione climatica, ambientale, dei cambiamenti che ci sono stati, stanno avvenendo nel tempo. Molto molto interessante, questo me lo leggo la sera. Ho paura che, essendo che sono solo al quarto giorno, finirò entrambi i libri e rimarrò senza niente da leggere. Forse devo portare qualcosina in più, ma non importa. Domani, giornata importante, ragazzi. Stiamo andando a caccia di aurore, sono le 23. Guarda che roba. Pazzesco. È tantissimo che sta danzando, eh. Eccomi dal futuro per dirvi che pensavo che l'aurora boreale fosse meglio. Ora, mentre ero in Islanda, non ho avuto modo di sedermi con calma e parlarvi di questa mia esperienza e delle considerazioni che ho fatto in merito, ma lo faccio ora, per poi lasciarvi agli altri episodi della serie in cui andrà avanti appunto il mio viaggio. Ma adesso andiamo con ordine. Eravamo quasi tutti in pigiama quando ci è stata proposta l'idea di andare a caccia dell'aurora boreale spostandoci in macchina per un breve tratto e arrivare in un punto in cui il cielo sarebbe stato limpido e avremmo potuto ammirarla, perché se ci sono le nuvole l'aurora boreale non si può vedere, quindi bisogna essere fortunati. Tante persone magari vanno in Islanda, in Lapponia, in zone in cui si può vedere questo fenomeno e non riescono a vederlo perché è un regalo che l'ambiente ti fa. E noi ci siamo spostati in macchina, ci siamo vestiti in fretta e furia per metterci insomma al riparo dal vento, dal freddo, un freddo allucinante che non vi dico, e siamo saliti in macchina. A un certo punto, guardando fuori dal finestrino, mi sono accorta di alcune luminescenze, tant'è che ho detto ci sono in cielo delle luminescenze. Il nostro coordinatore ha fermato subito la macchina, siamo scesi e quella era l'aurora boreale. A me, personalmente, all'inizio sembravano delle nuvole illuminate, un po' illuminate. Non so se avete presente quando la sera ci sono delle nuvole belle bianche in cielo, leggermente magari illuminate dalla luce che proviene dalle case, da quello che c'è sotto, insomma da quello che c'è intorno a noi, e quindi vedi, non so, in cielo qualcosa di un po' più grigio. E il nostro coordinatore ha detto, ma guardate che aurora, ma che bello! Io ero tipo, sinceramente, boh, niente di granché. Lui ci aveva già fatto un discorso parlandoci delle aspettative e dicendoci che in generale nei confronti dell'aurora boreale ci sono tante, tante, tante aspettative da parte delle persone, perché è un fenomeno che si può ammirare nella sua magnificenza più in foto
che con gli occhi nudi. I nostri occhi infatti non riescono ad apprezzare al massimo lo spettro di colori che si genera nel cielo e per farlo c'è bisogno proprio di mettere tipo la fotocamera in una certa modalità, scattare una foto e guardarla. Infatti questo ci è stato consigliato di fare, ovvero di scattare delle foto, poi guardarle per capire com'è il colore reale che c'è nel cielo in quel momento. Questo un po' mi ha spiazzata perché appunto io mi immaginavo di vedere un cielo verde fluo, come si vede in foto, come ho visto nel tempo, nelle foto postate online dagli miei amici che sono andati in questi posti. E invece ci sono rimasta un po' male perché effettivamente i colori erano molto spenti, quasi grigi. A un certo punto però abbiamo iniziato a vedere proprio questa aurora che si spostava e danzava in cielo. Si vedevano proprio dei fascioni che si muovevano, però sempre di questo colore molto neutro, non verde sicuramente. Guardando le foto però che sono state fatte di quella serata, vi posso dire il cielo era super fluo. Questo è quello che nessuno secondo me dice, o comunque che è difficile da capire finché non lo si vive, ovvero che l'aurora boreale non è come in foto e nessuno posterà una foto dicendo in realtà era molto peggio, cioè nessuno lo farebbe, eppure è così. I nostri coordinatori tra l'altro ci hanno detto che quella era una delle aurore boreali più forti che avevano visto da che viaggiano in Islanda, quindi non posso neanche dire di aver trovato io una situazione magari in cui era fievole, era leggera, no, era proprio una delle aurore boreali più forti che si può vedere in Islanda. Mi sono resa conto di aver dato a questa esperienza grande rilevanza in me, nel senso che vedere l'aurora boreale era una di quelle cose che volevo fare nella vita. Eppure, se io penso a tutti i tramonti che vedo dalla finestra di casa mentre sono in macchina, tutti quegli splendidi tramonti sui toni dell'arancione, del rosa, che si mescolano con l'azzurro, quelli sono dei bei momenti, perché sono inaspettati. Ora, ovviamente ci sono anche delle persone che si commuovono davanti all'aurora boreale, e è un'esperienza soggettiva come tutte le esperienze, però vi posso dire che anche nel mio gruppo, alla fine della vacanza, quando ci è stato chiesto di dire quali sono stati i momenti più belli, in pochi, se non nessuno, cioè solo una persona di 20 che eravamo, così 20 che eravamo, ha detto l'aurora boreale, perché poi ci sono talmente tanti altri aspetti, tanti altri momenti, tanti altri posti che ti toccano, che quel momento lì dell'aurora rimane in secondo piano, un po' appunto per tutte le aspettative che uno ci butta già dentro e quindi parte già che deve essere fantastico e magari non lo è. Ok, non è come ce lo si immagina. E poi è anche perché è come se tu ti sentissi in dovere di emozionarti in quel momento, di dire wow, pazzesco, però in realtà non è come in foto. Non è come in foto, non è come nei film. È una cosa, sì, che ha senso vedere almeno una volta nella vita, che ci sta, che ti fai un'idea. Sicuramente ci sono delle zone in cui si vede in modo completamente diverso, dei momenti in cui si vede in modo completamente diverso. Con noi c'era un ragazzo che è andato in Lapponia e ha detto di aver visto l'aurora molto più vicina e anche dalle foto sembrava molto più incredibile come momento, ma quando gli abbiamo chiesto era di questi stessi colori della foto, ha detto no, cioè era come quella che abbiamo visto noi. Quindi non lo so, fatemi sapere se voi avete visto l'aurora boreale e come vi è sembrata, se in generale è una cosa che vorreste vedere almeno una volta nella vita, se vi può essere utile appunto questo mio racconto in cui vi dico oh, abbassate le aspettative perché potrebbe non essere come vi immaginate, oppure è anche meglio, chi lo sa. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto, non è l'ultimo della serie, ce ne saranno altri, ho registrato tantissimo mentre ero in Islanda, quindi vi lascio nei prossimi episodi. Ovviamente potevo dire tutto questo senza mettermi in passamontagna e tutto il resto, però è più divertente così. Tornate da me, non lasciatemi qui da solo con questi qua, per favore.